Il cinema è un'arte, una tecnologia e un linguaggio recente per l'uomo. Nato alla fine dell'Ottocento, con la vocazione di sorprendere e intrattenere, sin da subito diventa anche racconto e rappresentazione della società e delle sue tante sfaccettature. Il Novecento è certamente il secolo del cinema e della rappresentazione audiovisiva. E le immagini impresse sulla pellicola sono una fonte imprescindibile per comprenderne la storia. Ma questa affermazione non è stata sempre scontata, anzi è una conquista piuttosto recente, ottenuta grazie alle intuizioni e al lavoro di pochi. Tra questi, in Italia, l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Il 20 novembre 1979, un gruppo di uomini di cinema, sindacalisti, storici, scienziati, dà vita all'Associazione Archivio Storico Audiovisivo del Movimento Operaio. Fra le personalità presenti all'atto della fondazione c'erano i registi Ettore Scola, Francesco Maselli, Anzano Giannarelli, lo scienziato Carlo Bernardini, il sindacalista Bruno Trentin e Paola Scarnati, che sarà per anni segretario generale dell'archivio. Il primo presidente fu Cesare Zavattini. Il patrimonio che l'archivio, al momento della sua fondazione, iniziò a tutelare era composto da circa 10.000 titoli, realizzati e prodotti direttamente dal Partito Comunista o attraverso l'Ufficio Cinema o attraverso la Unitelefilm. Il patrimonio comprendeva anche un grosso numero di documenti, ovviamente sempre di propaganda, realizzati dalla cinematografia dei paesi dell'Est europeo, dai paesi dell'America Latina, paesi asiatici come Vietnam soprattutto, e da tutta una serie di movimenti di liberazione nazionale dei paesi africani in via di decolonizzazione. In questi 40 anni l'archivio, oltre a conservare e trattare il patrimonio ereditato, ha continuato a documentare le lotte sociali e politiche di questo paese. Il risultato è un corpo documentale di grande valore storico che dà voce a quella parte d'Italia sempre poco rappresentata, se non per nulla rappresentata, dai canali ufficiali di informazione e cinematografici. Naturalmente una fonte così diversa, con un proprio linguaggio e un suo processo tecnologico, si conserva, si cataloga, si consulta con modalità proprie. Ma come si è arrivati a metterle a punto? E quali sono le caratteristiche di questa fonte? Innanzitutto i suoi linguaggi. Non sono linguaggi verbali, scritti, sono comunque dei testi, ma appunto audiovisivi, di immagini. Cosa vuol dire questo? Che hanno comunque una specificità. Per esempio, si analizzano dal punto di vista dei piani, dei campi, dei movimenti di macchina. E elemento di base fondamentale è l'inquadratura. L'inquadratura è quella porzione di spazio che un regista sceglie di inquadrare secondo un proprio punto di vista, che include un qualcosa, ma al tempo stesso esclude qualcos'altro. Quindi già questo ci racconta come questa fonte sia delicata da maneggiare, sia dal punto di vista dello studio, dal punto di vista storico e dal punto di vista anche del trattamento catalografico.
grazie ai registi, abbiamo capito meglio appunto come trattare questa fonte dal punto di vista descrittivo. E quindi abbiamo scelto di inserire nella descrizione delle immagini anche il linguaggio specifico di questa fonte, di darne contezza. Nella normativa italiana non c'è ancora uno standard, diciamo, rilasciato dal Ministero per la catalogazione di un bene culturale, perché si tratta di beni culturali, del bene culturale filmico, e mentre per tutti gli altri beni culturali, compresa la fotografia, dal 1999 esiste una scheda di riferimento di tipo ministeriale. Noi a che cosa facciamo riferimento? A degli standard che sono o modelli internazionali, e per esempio la Federazione Internazionale degli Archivi di Film, la FIAF, ha rilasciato delle regole che sono più che altro delle indicazioni. Poi, per quanto riguarda l'Italia, noi abbiamo fatto riferimento alle regole di catalogazione di tipo archivistico, perché la disciplina archivistica rispetto a quella biblioteconomica ha questa caratteristica di restituire i contesti in cui si inserisce la produzione e la realizzazione di un film. Una fonte sui generis, con linguaggi e caratteristiche proprie. Proviamo ora a dare uno sguardo ai fari del mestiere dell'archivista di film. I documenti audiovisivi originari erano tutti su supporto in pellicola. Per poter essere visionati, l'unico strumento possibile era questa moviola, una macchina utilizzata e nata per il montaggio del cinema, rimasta poi in uso fino all'introduzione del montaggio digitale. Questa moviola consente di visionare pellicole da 35 mm e da 16 mm. Inoltre consente l'ascolto di supporti sonori sia ottici che magnetici. La pellicola viene montata su questo piatto, viene fatta passare attraverso questi rocchetti. Qui viene letta da una lampadina otticamente. Qui c'è un prisma ottico che proietta l'immagine su uno specchio che la riflette sullo schermo. La pellicola viene fatta trascinare su quest'altro piatto. C'è una ghiera con dei denti che aggancia le perforazioni e permette il trascinamento della pellicola. Questo il laboratorio dedicato al supporto analogico. Tuttavia, oggi le tecnologie digitali consentono nuove forme per la conservazione e consultazione degli audiovisivi. Grazie alle nuove tecnologie disponibili, ad oggi possiamo ottenere dei meravigliosi risultati a uno scanner, poiché facciamo delle scansioni frame by frame del film stesso, che possono essere utili non soltanto per l'accesso alla copia appunto del film, ma anche alla sua conservazione. In un secondo momento, volendo, possiamo anche immaginare di ristampare il film stesso su pellicola, che ad oggi è il supporto di conservazione più longevo esistente, o limitarci alla conservazione dei file DPX e della messa in fila di questi stessi file, quindi dei file degli assemblati che ricostruiscono e restituiscono il film stesso, su nastri magnetici, nastri LTO, dotazioni che abbiamo recentemente acquisito all'interno dell'archivio. A tal proposito vi mostro un documento recentemente digitalizzato presso un laboratorio esterno. Si tratta dei materiali girati da Cecilia Mangini per la realizzazione del film Essere Donne. Quindi si tratta di una scansione appunto in 2K a partire da un negativo camera a 16 mm. Come potete apprezzare, il risultato è notevole, proprio la profondità dell'immagine che ci restituisce la scansione è completamente differente rispetto ai vecchi telecinema. Trattandosi di un'acquisizione da un negativo camera, è stato acquisito ovviamente a full frame, di conseguenza non abbiamo un mascherino applicato all'immagine e potremo poi in un secondo momento pulire quelli che sono i bordi del fotogramma, che spesso e volentieri vediamo frastagliati anche banalmente dalla sporcizia che c'era intorno all'obiettivo, e andare a fare anche delle piccole correzioni per quanto riguarda il colore.
I file digitali pongono un problema enorme di conservazione e di descrizione di questi ultimi. Per affrontare questo tema l'archivio si è dotato di un sistema di archiviazione, una SAN, quindi un sistema multidisco, e di un sistema di conservazione su nastri magnetici LTO. Una volta quindi scansionati i film, questi vengono conservati, continuano a essere conservati in pellicola e otteniamo così facendo anche delle copie digitali che vengono conservate in triplice copia sul nostro LTO e per l'accesso sulla nostra SAN. E una volta raccolto, conservato e propriamente catalogato, quali sono gli usi possibili di un patrimonio audiovisivo? Il lavoro dell'archivio audiovisivo non è solo quello di conservare e rendere fruibili i materiali, ma anche quello di permetterne il riuso. Siamo tutti più o meno consapevoli delle forme di riuso dei repertori più tradizionali, in cui il repertorio ha quella funzione di documento, cioè di prova, di evidenza di alcuni fatti o dell'esistenza di alcuni personaggi. Ma una nuova frontiera verso cui la Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico si sta spingendo è quella di concepire delle nuove forme di riuso, delle forme di riuso che chiamiamo creativo. Non pensare più al repertorio tanto come documento storico, quanto come materia cinematografica viva, capace di generare nuovi significati. Oltre all'uso tradizionale, appunto, del repertorio come fonte, quello stesso materiale in contesti nuovi può diventare, può produrre nuove narrazioni. Un percorso che abbiamo denominato Anarchive, prendendolo da un termine informatico che vuol dire dearchiviare, che per noi significa appunto la riapertura, la dearchiviazione del, non solo del materiale d'archivio che si deve aprire ai contesti nuovi e contemporanei delle produzioni cinematografiche, ma anche dell'arte, ma è una riapertura anche proprio delle politiche culturali della nostra fondazione, che vogliono guardare sempre più al futuro. Si tratta in fondo di aggiornare continuamente la visione di Cesare Zavattini, di un cinema più libero, accessibile e partecipato. Un cinema subito, un cinema insieme, un cinema deliberatamente politico, cioè per la responsabilità, soprattutto più senza le mediazioni della cultura tradizionale.